il cane è il miglior amico dell'uomo. Certamente il cane ci regala tante soddisfazioni, ma rappresenta anche un grande impegno per tutta la famiglia. Per questo avere un cane deve essere una scelta responsabile. Ne parliamo in questa puntata di Trentino più Salute. Decidere di adottare o anche di acquistare chiaramente un cane cucciolo piuttosto che adulto diventa una scelta che va ponderata da tutto il nucleo familiare. Non deve essere una scelta, diciamo, temporanea, limitata a un entusiasmo temporaneo o magari peggio ad un regalo per un bimbo. Bisogna proprio pensare che ci sarà un cambio nella conduzione familiare in generale. Nei confronti dei cittadini, dei possessori di animali, qual è il compito, il ruolo, il servizio che può svolgere l'azienda provinciale per i servizi sanitari? Il compito dell'azienda sanitaria, del servizio veterinario in questo caso, è un compito di consulenza per permettere a chiunque avesse dei dubbi che riguardano il proprio animale, cane, gatto, anche animali da reddito, di appunto risolvere questi problemi, di togliersi questi dubbi. Una delle prassi da seguire per la tutela del nostro animale è l'inserimento del microchip che consente di identificare in modo inequivocabile il nostro amico a quattro zampe. Dal punto di vista, diciamo, burocratico, bisogna iscrivere l'animale all'anagrafe canina, quindi dotarlo di microchip e garantire chiaramente un facile ritrovamento in caso di smarrimento, in caso di un temporaneo randagismo dell'animale che va a farsi una passeggiata senza l'aiuto del proprietario. Talvolta nel rapporto fra uomo e cane qualcosa può andare storto e rendere necessario l'intervento di una struttura di pronto soccorso. Indubbiamente il pronto soccorso è la struttura che di prima battuta offre una risposta a persone che hanno avuto delle lesioni indotte dal cane in particolare. Per la maggior parte queste sono lesioni di scarsa entità, graffi, morsi superficiali, abrasioni cutanee. Solo in rari, veramente rari casi, ci sono delle lesioni più importanti. La sanità trentina presta attenzione al rapporto tra l'uomo e il cane e lo fa anche attraverso particolari iniziative come questa. Sentiamo. Il Dipartimento di Medicina d'Urgenza e Emergenza, assieme ai servizi veterinari provinciali, ha attivato ancora nel 2009 un percorso che si estenderà per tutto l'anno 2010 di informazione e sensibilizzazione della popolazione a quelle che sono le maggiori problematiche del rapporto uomo-animale. È un'attività che si sviluppa con corsi di formazione dedicati a professionisti e informazione distribuita ai cittadini attraverso anche stampati brochure, quali quelli che avete già individuato, già visto. Talvolta vi sono purtroppo persone che prendono un cane senza senso di responsabilità e alla fine lo abbandonano. Per fortuna però ci sono anche proprietari di cani che sono consapevoli dell'impegno che gli amici a quattro zampe comportano e sanno coglierne le grandi soddisfazioni, come le persone che abbiamo sentito. Mi racconti come hai incontrato il tuo cane? Sì, questo inverno verso le 11, 11:30 di sera l'ho trovato all'interno di un cassonetto dell'immondizia in Piazza Duomo. Cosa hai fatto? Ah, c'era lui e suo fratello assieme e allora li ho raccolti tutti e due e li ho tutti e due adesso. Portati al veterinario e sistemati. Lei ha seguito tutte le prassi, vaccinazioni, cura del caso? Certo, ho l'appuntamento adesso la settimana prossima per l'antirabbica. Ho fatto tutto. È un grande impegno, un cane, ma anche una grande soddisfazione, immagino. È una soddisfazione, ma io parlo da persona della mia età, un grandissimo, grandissimo impegno. Verso il cane, verso il nostro animale in generale, abbiamo certamente una serie di doveri morali, ma c'è anche un quadro giuridico che tutela il nostro animale. Certamente, c'è una legislazione internazionale, nazionale, regionale,
che prevede i compiti che noi come possessori di cani dobbiamo rispettare per garantire un benessere animale, parola della quale ormai si sta parlando sempre di più.